Abbiamo rinnovato l'accordo con NordVPN, però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite una, di una VPN, ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo VPN in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Eccoci qui, buonasera a tutti e ben ritrovati. Miniera, buonasera, buonasera, buonasera. Allora, 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 siamo tornati e questa sera con Andrea Gilli cercheremo di capire la situazione, eh, legata chiaramente ai possibili negoziati, eh, visto che in, queste, in questi giorni. Se ne è tornato a parlare anche in seguito, soprattutto alle dichiarazioni di Zelensky, che però sono state anche un po' travisate. Poi c'è stata anche una comunicazione dal Cremlino. Nel frattempo in queste ore c'è anche molta apprensione per quello che accade in Corea del Sud. Magari poi approfondiremo. Uh, non so se Andrea ha già qualche informazione, però ora vediamo. Lasciate un mi piace, mi raccomando, che è gratuito come il super bonus. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera, mi ha fatto ridere la cosa del, del è gratuito come il super bonus, per eh, questo sì. ridevo quando mi hai acceso la videocamera. E loro non sanno che un giorno io tornerò a chiedere il conto per tutti i like che, che, ho lasciato, che hanno lasciato? Beh, non so se l'hai visto su uh, quando Luciano Capone e Carlo Stagnaro hanno pubblicato il libro. Io penso che... Uh, magari Luciano qualche volta sia stato tuo ospite. Sì, sì è venuto, so. sono venuti di la settimana scorsa a ah, presentarlo. Eh, eh, ok, allora l'avevo visto, sai, non, non riesco a stare dietro a tutto, però la memoria un po' connette qualcosa. Qualcuno gli aveva chiesto se c'era qualche sconto o bonus per comprarlo. Lui ha detto che c'era lo sconto 110%. Allora avevano proposto lo sconto 110% all'editore, ma l'editore non ha accettato. Facendo un po' di, di sarcasmo, dimmi, dimmi pure come vuoi procedere. Ah, inizierei. Non so se vuoi accennare qualcosa su questa ultima notizia della Corea, se, se hai qualche informazione. Allora, io seguo, leggo ovviamente, le notizie internazionali, non, non, non ho una competenza specifica sulla Corea. E ci sono persone più competenti di me in Italia, eh, quelli che di sicuro ne sanno di più di me sono Matteo Dian dell'Università di Bologna e Giulio Pugliese del King's College London, che tutti e due seguono principalmente il Giappone, però conoscono anche la politica dei, degli altri paesi. L'unica cosa che mi sento di dire è che ovviamente è uno sviluppo, Inaspettato, uh, la Corea del Sud è un paese, come tutti, ha delle sue peculiarità. L'aspetto peculiare è che rimane una democrazia relativamente giovane e uh, comunque, come il Giappone dominata da forti mh, differenze tra, uh, tra i due partiti, con anche un'alternanza uh, politica per certi versi limitata, nella quale una democrazia nella quale uh, suo, svolgono un ruolo molto importante uh, questi conglomerati. Tecnologico-industriali come Samsung, come Hyundai. Eh, e io non ho idea di dove possa, dove possa andare questa crisi. Certo, è preoccupante in un'ottica più generale, perché da te io ne ho parlato, ma ne avranno parlato anche, anche molti. Si parla spesso della fine dell'ordine liberale internazionale, e uno dei punti cardini di questo ordine liberale internazionale era appunto il fatto che comunque ci fosse stato nel corso del XX secolo un allargamento della democrazia e il fatto che in Europa alcuni paesi retrocedono un po' in America comunque non è un grandissimo uh, Um, esempio un, una grande manifestazione questo perdono dato a, al figlio di Biden da Biden senior che segue il perdono dato da Trump a suo uh, cos'è genero, dovrebbe, no sì, dovrebbe essere il genero, scusa e, e, e quindi ci sono questi scricchioli della democrazia che poi si propagano e quindi anche di sicuro un paese che impone la legge marziale da, da preoccuparsi perché la Corea del Sud rimane un paese molto, molto importante dal punto di vista della globalizzazione tecnologica perché comunque ci sono una serie di aziende, tra cui Samsung, ma non è la sola, soprattutto nel campo dei semiconduttori si parla spesso di Taiwan. Se però poi andiamo a vedere chi sono gli altri paesi che hanno un ruolo centrale nel campo dei semiconduttori, se non il secondo, il terzo a livello di produzione, soprattutto c'è la Corea del Sud che poi infine gioca un ruolo molto importante nel tentativo di contenere l'espansionismo militare cinese, perché insieme a Giappone, Australia e Nuova Zelanda forma questa, questo quadrumvirato che è alleato principalmente degli Stati Uniti e della Gran Bretagna per eventualmente mantenere l'equilibrio militare nella zona. Quindi è uno sviluppo preoccupante, però non ho una competenza specifica per dire di più sul paese, quindi se qualcuno si aspettava da me questo me ne scuso, ammetto, preferisco non parlare. No, beh, non era come un come... argomento, diciamo, previsto, ecco, è successo oggi giusto un commento a caldo, poi cercheremo di approfondire, però pare comunque l'allarme sia già in un certo senso rientrato con, con adesso i militari che stanno, qualcuno scrive in chat, stiano, stanno tentando di arrestare il leader dell'opposizione, poi prendiamo sempre tutto con le pinze, però la chat magari è, qualcuno è già informato. Ecco. Comunque, invece per quanto riguarda l'Ucraina, dicevo eh, nell'introduzione che in questi giorni ho visto su Twitter, su X, quello che è, insomma, che tiene banco mh, questa intervista rilasciata da Zelensky, queste dichiarazioni in cui avrebbe aperto, finalmente, a detta di alcuni, alla possibile cessione di, dei territori attualmente in mano russa, compresa la Crimea, ovviamente più quelli che hanno preso in questi più di mille giorni di guerra, eh, in cambio però lui chiaramente vorrebbe eh, una garanzia di sicurezza futura che gli verrebbe data attraverso eh, l'ingresso nella Nato e quindi lui starebbe spingendo soprattutto chiaramente con gli Stati Uniti che hanno un peso più grande rispetto agli altri in tal senso. Per cercare di accelerare la pratica, poi non so se sia stata smentita parzialmente. Fatto sta che la Russia ha già risposto con Peskov, il portavoce del Cremlino, dicendo che eh, la Russia non può accettare l'Ucraina nella NATO. Insomma, è quello che abbiamo sempre detto, che eh, insomma, andrebbe di fatto ad annullare tutti gli sforzi bellici fatti fino ad oggi. Per quanto riguarda il lato russo, no, certo. Cioè, e allora, ovviamente ci sono. Questi sviluppi, secondo me, vanno contestualizzati all'interno di una serie di dinamiche importanti. La dinamica più importante è chiaramente: sono. In realtà sono tre, direi: una è chiaramente l'elezione di Trump negli Stati Uniti, dove, però, eh, ha, mi sembra di poter dire che, al contrario di quanto molti Uh, sostenevano Trump non accetterà una pace o non spingerà per una pace che una resa. Comunque, a torto ragione, Trump è uno che vuole sempre vincere, e quello che vuole è una pace che duri sia per una questione di ego, ma anche per una questione di interessi strategici degli Stati Uniti che non hanno alcun interesse a vedere una, una pace che viene sgretolata fra 3, 6, 9 o, o, o 12 mesi. Quindi, quindi il, il primo problema è ehm, non tanto come si raggiunge la pace, ma in realtà come la si mantiene. Perché tutti quelli che in questi due anni dicevano pace, pace, serve la diplomazia, ma il problema non è quello. Sedersi a un tavolo delle trattative, anche firmare un qualsiasi trattato, non è di per sé il problema. Il problema è il, la fa fase successiva, come la si mantiene la pace, non come la si raggiunge. E qua devo dire che... Allora, Michele Boldrin, con cui tu fai spesso delle, delle dirette su Twitter, mi ha chiesto qualche tempo fa se ho cambiato idea. Obiettivamente non mi ricordo perché sono passati quasi tre anni ed è possibile come tutti che anche le, le posizioni evolvano. Di sicuro penso in onestà intellettuale di poter dire che ho un po' sopravvalutato probabilmente la posizione e la, la coerenza dell'amministrazione dell Biden, nel senso che adesso se guardo esposta a quello che è successo, l'amministrazione Biden ha probabilmente fatto una serie di errori, e, eh, che sono principalmente due aver uh, dato retta alle minacce russe, quindi esitando a fornire prima i missili anti-tank, poi i carri armati, poi i missili da crociera, poi i missili balistici a corto raggio, poi gli F-16, in questa maniera rende... in ultimo anche i missili a lungo raggio, diciamo, dopo sì. la sconfitta alle elezioni. Esatto. E questo ha di sicuro peggiorato la vita degli ucraini contribuendo a un numero elevato di vittime, ma ha anche eh, permesso al Cremlino di eh, continuare a fare le sue operazioni in Ucraina che nel resto del mondo arieggiando il rischio di minaccia nucleare. Perché è importante? Perché segnalando una sorta di esitazione, di fatto la chiamerei quasi paura, attraverso soprattutto il oramai quasi ex consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan, ha reso una pace molto più difficile, perché ad un tavolo da poker, quando ti rendi conto che all'altro tremano le mani, ha paura di perdere, è molto più facile, sei tu che detti, tra virgolette, le regole. Quello è questo è quello che è successo. E quindi la debolezza di Biden principale, secondo me, era la difficoltà di poter mantenere una pace dopo eventualmente averla raggiunta. Cosa che per certi versi... Trump eh, eh, può, può essere addirittura vantaggiato perché il cavallo pazzo, che è imprevedibile, beh, obiettivamente una minaccia di Trump che dice: Non provate a riattaccare a una sua credibilità. Ovviamente la Russia, in un caso di, di raggiungimento della pace, cercherà di testare la credibilità. In inglese si dice resolve, che in italiano tradurrei come convinzione e confidenza di, degli Stati Uniti a mantenere la pace ciò mi porta alle altre due dinamiche che sono, uno, le vittime ucraine stanno comunque continuando a crescere e eh, per una semplice questione di, di, pro, di continuazione della guerra e rendono lo sforzo oggettivamente difficile dall'altra c'è cioè l'economia russa che inizia finalmente tra l'altro sui ucraini avere... mi permetto di aggiungere una postilla, poi magari se vuoi dare anche tu un, un commento sono usciti molti articoli anche di giornali comunque autorevoli occidentali che parlano di numerosi disertori all'interno dell'esercito dell ucraino insomma che... È una dimostrazione e che eh, la guerra è una roba che, che veramente logora che... anche chi e sta resistendo e non tutti sono disposti sì. a morire giustamente direi da un certo punto di vista eh sì, eh, ovviamente c'è un attaccamento alla patria. Il problema è che allora, le ragioni della diserzione sono molteplici, ci sono fattori individuali, ci sono fattori anche di gruppo, di unità e poi ci sono eh, ragioni più ampie relative all'identità nazionale e alle dinamiche politiche. Nel momento in cui ti rendi conto da soldato che la strategia perseguita è una che alla fine non riesce a raggiungere gli obiettivi stabiliti, è naturale chiedersi: ma io vado a morire per cosa? Perché se io vado a morire, poi tanto i russi riescono a continuare ad attaccare, a cosa serve? E questo è uno dei problemi. Un altro problema è anche la questione demografica che, avendo di fatto falcidiato la generazione che va indicativamente tra i 25 e i 40, eh, finora i più giovani sono stati in parte esclusi dalla, eh, dalle operazioni, però, si va a colpire lì vuole dire che. Anche se l'Ucraina dovesse poi vincere, manca una generazione quindi poi l'Ucraina che gioca in una situazione demografica non fa, particolarmente favorevole rischia di, no, di, noventa, di diventare un non paese fra uh, qualche anno. E quindi c'è questa dinamica. L'altra è il crescente indebolimento dell'economia uh, dell russa, che uh, effettivamente è una serie di indicatori tra cui il, il rublo, il, la performance del rublo. Scusa, che ho il gatto che mi morsicava. La performance del rublo, la, alc alcuni indicatori economici suggeriscono come il 2025 possa essere difficile. Tutto ciò porta alla pace. Secondo me è difficile da, da dire, è interessante l'uscita di Zelensky come tu accennavi e un po' ha ritrattato, però da co cosa ho letto un po' di fonti varie, mi pare di capire che la posizione politica di Zelensky sia un po' mh, indebolita. Quindi è possibile che, al no, meglio, non escluderei che nel 2025 tra gli altri possibili cambiamenti che si avranno sul fronte ci sia anche eventualmente un cambio politico. Uh, All'interno proprio dell'Ucraina. Come avverrà ovviamente no, non lo so, però penso che ci sia potenzialmente anche questa dinamica. E secondo alcuni, il potenziale successore potrebbe essere l'ex capo di stato maggiore del, delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzny, che poi era stato quello uh, dimesso da, uh, da Zelensky stesso. Eh sì, che ricordiamolo, insomma, godeva, immagino goda tuttora di, di grande popolarità. Ecco. In molti non hanno compreso la sua sostituzione ancora, ancora oggi. La, da da Sì, ci sono più versioni. Cioè, o meglio, ma... eh, si dice insomma che, che, che Zelensky lo abbia rimosso perché lui non era a favore della famosa controffensiva poi che è andata in malora. E anche precedentemente non era molto favorevole alla, al tentativo di, di tenere a tutti i costi Bakhmut nonostante fosse un'impresa disperata sì soprattutto il, il primo punto è, è un problema politico nel senso che adesso sappiamo quella che la controffensiva ormai un anno e mezzo fa è stata lanciata su auspicio degli stati uniti che speravano così e se fosse vero, ovviamente moralmente sarebbe abbastanza grave che gli Stati Uniti hanno spinto l'Ucraina a fare questa offensiva sperando così poter chiudere il conflitto prima della campagna elettorale, così che Biden non dovesse poi affrontare il peso della, uh, della guerra in corso alle elezioni. Il risultato è che non hanno né vinto la guerra, né vinto le elezioni, e se fosse così. Oggettivamente il, il peso morale di tante vittime cade un po' su, su Biden e di quelli che eh, in parte hanno eseguito uh, quella politica. Ciò detto, mh, io penso che uh, uh, ad un una pace, non so se si arriva, di sicuro, ad un certo punto, si arriverà a una, uh, una pausa dei combattimenti, però, ci sono due cose a cui hai ah, accennato tu prima che sono problematiche. Uno: l'ingresso nella Nato, dove Uh, uh, Zelensky già oramai un mesetto fa aveva detto, un mesetto e mezzo fa, aveva detto o voi mi date l'ingresso alla Nato, io sviluppo armi nucleari. L'idea è perché se c'è, io fa faccio una pace, poi, fra tre mesi, un anno, due anni, tre anni verrò riattaccato. e La Nato mi dà la garanzia che la Russia non avrà il coraggio di attaccarmi. Se non mi date l'ingresso nella Nato, le armi nucleari mi darebbero quella capacità di dissuasione nucleare che potrebbe far desistere la Russia ad attaccare. È un problema perché la politica eh, estera e di difesa americana, incluso la politica di alleanze, ha avuto nel corso degli ultimi 70 anni come pilastro proprio la non proliferazione. Cioè durante la guerra fredda sia la Germania che la Corea del Sud avevano pensato di sviluppare armi nucleari eh, e gli Stati Uniti hanno fatto di tutto perché ciò non avvenisse, coprendo di fatto quei territori con il loro ombrello nucleare. È ovvio che un'Ucraina armata nuclearmente in mezzo è comunque un fattore di potenziale instabilità, perché non hai, cioè se quando c'è un, un altro paese che ha le armi nucleari, quelle armi potrebbero essere utilizzate e non è una cosa uh, divertente. Il pro il problema, leggevo prima, è che eh, c'è il segretario Rutte che sta facendo un po' un giro di tutte le capitali della Nato e quando gli hanno chiesto oggi, non mi ricordo dove fosse, ho visto il titolo, eh, gli hanno chiesto ma l'Ucraina entra nella Nato? Lui non ha risposto. E faccio fatica però a vedere paesi, soprattutto come la Germania, a, uh, a, a dare il, uh, il consenso all'ingresso dell'Ucraina nella NATO e però senza quella garanzia la pace però è la Germania dice... di adesso la Germania post elezioni con il governo CdU Era magari giusto. Uh, obiettivamente, non sono un, un, un tale esperto di politica interna tedesca e da conoscitore di, di tutte le anime e posizioni della politica estera tedesca per, per saperti rispondere. È possibile che qualcosa potrebbe cambiare, conta che però questo governo, il uh, governo Scholz, sta andando a cadere proprio sulla questione finanziaria degli aiuti a Kiev. Poi, come è vero, che è una questione politico-elettorale, però cosa succede dopo non lo so. È possibile che uh, questa, questa venienza a cui tu facevi riferimento si avvenga. L'altro aspetto, ed è questo davvero per me quello più problematico di un'eventuale pace, è che io immagino che Trump dirà una cosa del, de, del genere. Come difendiamo i mille più chilometri di confine tra Russia e Ucraina? E Trump potrebbe dire: ah io un'ideone. Questo è un problema europeo e ci devono pensare gli europei. E quindi dovete mettere le truppe sul confine a difesa. Perché. Perché questo è un problema? Da due punti di vista, uno strategico-operativo e uno politico-strategico. Parto dal primo. Il, facciamo che il, il confine da controllare siano mille chilometri. Mille chilometri più o meno ci vuole, io avevo fatto il calcolo un po' di tempo fa, ci vuole più o meno una brigata ogni quattro chilometri, sono, 2000, eh, sono 250 brigate. Una brigata va dai 2.000 ai 7.000 soldati a seconda uno facendo un calcolo così può voler dire tenere dispiegati 500-700 mila soldati lì per prevenire una guerra, ora non è che uno debba mettere esattamente una brigata ogni 4 chilometri, però il punto che voglio fare è che l'Europa l'ultima volta che ha dispiegato così tanti soldati era forse durante la guerra fredda nel, nel, sul Central Front in Germania noi non abbiamo adesso i numeri, le capacità per sostenere un tale sforzo e ci vorrebbe del tempo e soprattutto molta più spesa. Questo dal punto di vista operativo strategico. Dal punto di vista politico strategico, il problema è con gli Stati Uniti che garantiscono la pace, la Russia probabilmente sa che non vuole scherzare, anche se molto spesso ci prova. Con la, uh, i paesi europei sul fronte a garantire la pace, la Russia sa che deve so fare qualche qualche incidente, qualche casino e, e gli si può arrivare velocemente a uno scontro e abbiamo visto nel corso di questi tre anni, appena la Russia fa bu, tutti gli europei si spaventano, almeno una parte consistente della popolazione si spaventa e dice rischio escalation, rischio, rischio guerra nucleare, rischio così, tutto crolla e quella cosa lì è difficile da gestire e quindi è, è un problema a cui eventualmente pensare. I, i paesi europei possono contribuire però senza un ruolo importante degli Stati Uniti vedo la soluzione abbastanza difficile. In tal senso però mi sembra di vedere in, questi, in queste settimane, in questi giorni, che questa opzione anche molto diciamo, condivisa da, dagli stessi filorussi no? che dicevano vedrete che adesso con Trump la pacchia è finita, l'Ucraina è fottuta, eh, fanculo, arrivederci. Mi sembra che però invece Trump, almeno dalle battute iniziali, non sia proprio propenso ad abbandonare l'Ucraina, anche perché io sono abbastanza convinto, poi magari sbaglio, ma la decisione di Biden di consentire all'Ucraina di colpire con i missili a lungo raggio, non dico che sia stata concordata con Trump, però secondo me ne hanno parlato nel loro incontro alla, alla Casa Bianca che c'è stato qualche tempo fa, subito dopo le elezioni. E eh, rimango convinto che eh, a Trump stesso non, non convenga abbandonare, abbandonare l'Ucraina. No, io guarda, su questa cosa qui. Eh, Anzi, paradossalmente, mai... potrebbe addirittura alzare il tiro e dire io voglio finire la guerra. Ma per finirla non è che abbandono l'Ucraina, ma metto ancora di più l'Ucraina in condizione eh, di avere un vantaggio negoziale, o comunque faccio ancora più pressione alla Russia per eh, farla smettere. Sì, guarda, allora la, io sono abbastanza d'accordo e ne ho parlato con amici, colleghi, uh, molto, molto del, sulla posizione Trump e un asset russo, che dicevano: ah, Ecco, arriva Trump e l'Ucraina è persa. Io sono meno alcuni no, mi hanno anche dato del trampiano uh, a proposito, però sono meno convinto per una serie di ragioni a cui in parte accennavo prima, però partiamo dai fatti, il primo è che è il generale che Trump ha nominato come mh, rappresentante speciale per la Russia e l'Ucraina, di cui adesso non ricordo il nome, però un'ottantenne... Sì, sì, è un generale a tre stelle. Un anno, un anno e mezzo fa ha scritto un articolo su The National Interest che fa parte, per dare un'idea, The National Interest è una rivista a cui capo c'era uno che è finito nell'inchiesta della collusione con la Russia e questo qui poi è scappato in Russia. Uh, se non mi sbaglio si chiama Dmitry Zimes, uh, che era, era un russo emigrato in America adesso è ritornato. Quindi un posto, tra virgolette, un che po' colluso. Esatto, ecco. Posso, un, 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 un nazionalista un po' con tendenze un po' colluse con la Russia. Bene, questo generale ha scritto un articolo dove dice: Per la pace, una, la soluzione è molto semplice: diamo tutte le armi che possiamo, togliamo i limiti del loro uso contro la Russia, e vedete che questo porterà Mosca al tavolo delle trattative. Se nomini uno così, non mi sembra proprio quello. Che nomini per, uh, per andare e uh, siglare una resa e cioè coerente con l'approccio di Trump che nel bene e nel male, è, lo dico in maniera colorita, un po' l'approccio del bullo da periferia, cioè quello che va al tavolo e ti, ti butta per terra per ottenere qualcosa. Ora possiamo discutere sulla propriatezza dei metodi, um, sulla morale, però di sicuro al tavolo negoziale è un meccanismo che funziona meglio di dell'approccio di Jack Sullivan che dice in continuazione no non diamo gli F16 perché gli ucraini non ce li chiedono e gli ucraini dicono ci date gli F16 no non diamo i carri armati perché secondo noi non servono e quelli dicono ce li date allora gli chiedono ma scusa perché non li date perché avete paura noi perché stiamo valutando fa tutti questi discorsi molto in, in, in America si chiamerebbe very white very polished ma che non servono a nessuno quindi io su due piedi Tenderei a discludere l'opzione resa. Di sicuro ci sono una serie di questioni sul tavolo del, che gli Stati Uniti devono affrontare, tra cui anche la potenziale minaccia cinese e eh, soprattutto l'allargamento della Cina in eh, Sud America, a cui presto o tardi gli Stati Uniti dovranno prestare maggiore attenzione, cosa per cui sul fronte ucraino il loro uh, ruolo può essere obbligato a, a ridursi a cui ovviamente si va ad aggiungere l'instabilità nel Medio Oriente no, no, io concordo assolutamente il diciamo il comportamento di Trump sarà diverso comunque sia da, da Biden sarà meno moderato da, secondo me da questo punto di vista e anche meno spaventato non so se si tratta di paure eccetera S sì se pe pe penso anch'io poi ovviamente se noi guardiamo gli ultimi 5 10 15 anche perché anni, non avrebbe poi... senso continuare su quella su quella linea lì che non ha portato eh, la, a, la, a niente <ride> la, la, politi la, la politica di Biden purtroppo è di nuovo uh, non so se, se quanto ho cambiato posizione, è possibile che la mia posizione sia cambiata, però dopo tre anni alla fine la guerra non è finita. Gli ucraini hanno subito tantissime perdite e gli abbiamo dovuto dare un'enormità di aiuti che comunque hanno permesso di conquistare, riconquistare solo una parte del territorio che progressivamente viene logorato e non è sostenibile da, un, da tutti i punti di vista politico, diplomatico, ma anche economico e sociale degli ucraini che non possono realisticamente vivere così. Quindi un cambio di passo è necessario. Poi vediamo cosa, cosa, farà, uh, cosa farà Trump. Uh, Aggiungo la questione perché un ruolo centrale nella, nella guerra uh, attuale è svolto dalla Cina, che sta rifornendo ampiamente la Russia, soprattutto di materiale civile, ma anche sembrerebbe militare. Ma è ovvio che la Cina è l'avversario la, principale degli Stati Uniti, in generale, di Trump. In particolare, quindi, l'idea che Trump vada a dare delle concessioni alla Cina per far venire meno il sostegno alla guerra in, in, alla Russia nella guerra contro l'Ucraina mi sembra abbastanza improbabile. Bene, e in, uh, invece appunto tornando anche al discorso europeo, attendiamo anche queste elezioni in Germania. Qualcuno diceva che c'è l'ascesa di giustamente dell'estrema destra però non credo che abbia molti insomma, alleati, anche se dovesse andare bene a, a livello di partito singolo, quindi alla fine non credo che avrà grande voce in capitolo. Per quanto riguarda sì, gli altri paesi, eh, l'Europa è messa un po' male. Siamo però, messi perché... male, <ride> questa non è una novità, ma, male... anche perché la nuova commissione, Andrea, non mi sembra che sia una commissione che rivoluzionerà l'Unione Europea né da un punto di vista economico né anche militare poi magari felice di sbagliarmi no, Sì, no fammi solo chiarire che io quando dico non siamo messi bene non do cerco di non dare giudizi politici sui singoli governi ma più che tutto sulla loro solidità eh, nel senso che a prescindere dalle posizioni che eh, ognuno di noi ha ehm, sui, sui vari eh, colori dei governi. La Germania ha, ha un governo di coalizione che, è appena entrato in crisi, andrà alle elezioni la sfiducia ci avrà qualche giorno una settimana, mi sembra il 13 o il 16, poi si va al voto. Uh, la Francia domani, se non mi sbaglio, potrebbe esserci la, la fiducia al primo ministro già eletto dopo questa battosta micidiale di sei mesi fa non è una situazione brillantissima addirittura i tassi di interesse sui bond uh, francesi sono arrivati a livello di quelli dell'Italia e della, della Grecia c'è una ragione tecnica in parte, ma comunque i mercati non si fidano molto della, della Francia. Bene in questa situazione qua è, è con governi relativamente deboli e a cui poi ci sono queste ali estreme perché tu menzionavi la destra uh, del DAFD, ma c'è anche la, la componente populista radicale di sinistra che sta crescendo, ovviamente pone una serie di, di, di difficoltà a trovare coalizioni politiche e consenso pubblico. La Commissione si è appena insediata, è ovvio che la Commissione europea, a, di nuovo, a prescindere da quello che uno pensa dal, sul funzionamento dell'Europa, ha di sicuro una serie di vincoli che non permettono... Uh, di prendere determinate decisioni in, alc in alcuni ambiti. La grossa novità è quella del commissario alla difesa e la rieletta um, uh, presidente von der Leyen ha uh, detto che ci sarà un libro bianco sulla difesa entro i primi 100 giorni. Il che vuole dire che si è insediata una settimana, dieci giorni fa, quindi se vado bene per fine febbraio-inizio marzo. C'è comunque un problema che le responsabilità della Commissione in campo di difesa sono relativamente ridotte quello che molti si dimenticano è che le forze armate non solo sono l'industria, cioè noi abbiamo, ci siamo un po' eh, innamorati eh, in Europa quando si parla di difesa che bisogna costruire più armamenti insieme, bisogna cooperare di più nella ricerca. Sì, ma le forze armate sono altra cosa, sono anche gli uomini, sono anche i, qua i quartieri generali, sono anche il funzionamento. E nessun paese, e questo è stato riconfermato nell'audizione, ha volontà a unire le forze armate. E quindi anche vuol dire che il controllo delle forze armate rimane a livello nazionale, che uh, può essere tranquillamente una cosa positiva, per una serie di implicazioni di lungo termine, tra cui noi comunque facciamo fatica a dispiegare uh, qualche decina di migliaia di uh, truppe, cioè per darci un'idea. Nato nel uh, 2022 ha creato una cosa che si chiama New Force Model, che è un piano di rafforza di allargamento delle capacità militari dell'Alleanza che prevede a regime di poter dispiegare in caso di crisi 450.000 uh, 450 soldati o forze armate anche appartenenti agli altri servizi militari, aeronautica e marina, nel giro di, uh, se non mi sbaglio, sei mesi. A quei 450.000 contribuirebbero comunque anche gli Stati Uniti. Allora, per darci un'idea, Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre ha dispiegato circa 500.000 soldati, Loro, la, cioè anche l'aeronautica e, e la marina sono, sono abbastanza piccole, e cioè, Israele ha 10 milioni scarsi di abitanti, l'Europa ha 500 milioni di abitanti, quindi tutta l'Europa con l'aiuto degli Stati Uniti fa fatica a, a, a dispiegare 500.000 truppe e ti dice un po' i problemi uh, che, che l'Europa deve, deve affrontare a cui chiudo solo per, per fare ancora qualche connessione aggiuntiva si aggiunge la crisi industriale e tecnologica che sta affrontando l'Europa, perché tutti i stellantis, il CEO che si dimette, c'è cioè tutta la lista dei, dei licenziamenti in Germania che fa spavento, la produzione manufatturiera in Italia, se non mi sbaglio ho visto i dati ieri, era in diminuzione, non po portano a un, a un continente che comunque in declino demografico, in declino economico, l'industria sta facendo fatica ha ragione o a torto, comunque il Green New Deal, la transizione energetica non ha aiutato, e a ciò si somma che non abbiamo aziende in Europa di big tech, e se la guerra del futuro viene fatta con tecnologie più avanzate, bene, noi quell'ambito ambi, quell siamo abbastanza scoperti, ci vorrebbe tanto tanto coraggio, tanta tanta umiltà, soprattutto servirebbe molta molto meno burocrazia, non solo. La concezione tradizionale della, delle regole, ma anche di burocrati che si mettono in mezzo e rendono tutto più difficile, e questo, in questa fase storica, purtroppo, non c'è. L'ultima cosa che volevo chiederti invece è un commento, magari, su, sulla questione Siria, se, se, se vuoi dire la tua. Ehm, sì, anche di Siria ne so relativamente poco. Ho studiato i conflitti mediorientali degli ultimi vent'anni dal punto di vista operativo-militare non tanto dal punto di vista politico. E... Quello che mi sento di dire è che ehm, ci sono probabilmente una serie di, di, di dinamiche interessanti. Il primo è che chiaramente i grandi perdenti sono l'Iran, ehm, Bashar al-Assad e eh, Putin, perché la, la Siria, comunque, per tutti, e, per tutti e tre era centrale, per il dittatore siriano, ovviamente, e un indebolimento della, della Siria mette tutti in difficoltà perché. Hezbollah e ha subito delle perdite enormi e non può, può essere utilizzato relativamente poco, l'Iran anche tra manifestazioni interne, comunque tutte le, le botte che si è preso negli ultimi mesi non se la passa benissimo. Se arriva Trump, metterà nuove sanzioni all'Iran. La cui economia andrà di nuovo um, attraverso problemi abbastanza duri. E la Russia, dal uh, l'ultima cosa che può fare in questo momento è mettere delle truppe in Siria a supporto di Bass, uh, Assad, quando in realtà ne ha bisogno in Ucraina. E questa è il, la prima componente che quindi va a favorire di sicuro la sicurezza di Israele, che quando dei suoi avversari indebolirsi non può che trovare, trarne uh, giovamento. A ciò si aggiunge, perché eh, leggevo su un po' di, di, um, uh, di quotidiani, alcune fatti e analisi e probabilmente c'è un ruolo importante della Turchia che la Turchia avrebbe probabilmente favorito la uh, questa offensiva dei ribelli dopo il uh, cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah anche per non dare l'impressione che stesse favorendo Israele cioè hanno, hanno aspettato il cessate il fuoco per dire adesso attaccate perché altrimenti se avesse attaccato la Siria quando ancora c'era un tensione, un conflitto tra Israele e Hezbollah, qualcuno avrebbe potuto accusare Erdogan di aiutare Israele, cosa che Erdogan per la sua narrativa sul, sulla politica estera vuole assolutamente evitare. Però è, è importante perché comunque la Turchia nel corso degli ultimi 10-15 anni ha cercato di espandere la sua influenza in Medio Oriente, ci cioè è riuscito abbastanza, soprattutto in Libia. Uh, anche in Somalia, anche in Africa e di sicuro un indebolimento del, della Siria, del regime attuale va a suo favore. Ovviamente se quanto que questi, questi calcoli poi portino a una stabilità o possono addirittura ripercuotersi contro va, uh, va, va visto e valutato. Mm, uh, Crollerà Assad, e questo è difficile da dire. E, di sicuro, un fronte che sembrava tra più, uh, più tranquillo si potrebbe uh, riaccendere con una serie di implicazioni anche sul resto della regione. C'è da dire, scusa se aggiungo solo una cosa, che negli ultimi mesi c'era stato un tentativo da parte dei paesi occidentali di riabilitare Assad a livello internazionale, quindi c'erano state un po' di visite diplomatiche che cercavano di riallacciare i rapporti, non so se in chiave antirussa oggettivamente, però questo va a mettere tutto quanto un po' in discussione, penso che di nuovo la Turchia abbia cercato di approfittarne per guadagnare influenza in quella zona. Ok, ti ringrazio molto Andrea, ti lascio andare e ci sentiamo alla prossima. Grazie a te dell'invito, buona serata a tutti e se non ci sentiamo prima di Natale, auguri. È un po' presto però. Chi, oh, giusto, auguri <ride> anche a te. Eh, allora. Buona serata. Ciao Andrea, grazie anche a te. Ciao. Bene, grazie ad Andrea, grazie anche a voi che ci avete seguito. Ci vediamo domani alle 12 su Twitch. E poi alle 18 domani saremo qui su YouTube perché abbiamo un confrontino niente male con l'assessore ai trasporti di Roma Capitale, un tassista e Umberto Bertonelli. Quindi non mancate domani ore 18, ci sarà da divertirsi. Ciao ragazzi!